direzione x e direzione y così, e vedete che il vettore A in questo disegno sta a un certo angolo alfa misurato dall'asse x, il vettore B sta a un certo angolo beta, l'angolo teta tra i due vettori è alfa meno beta, quello è l'angolo teta, no? Il famoso angolo tra i due vettori. Allora, il vettore A e il vettore B posso scriverli cartesianamente in questo modo, e dovrebbe essere evidente per voi che è così. Cioè, quanta parte di A è nella direzione X? Se questo è il vettore A, quanta parte è nella direzione X? Beh, è evidente che è il modulo di A per il coseno dell'angolo. Quella è la parte di A che è nella direzione X. Quanta parte di A è nella direzione Y? È il modulo di A per il seno dell'angolo. Quindi A la scrivo come col coseno di alfa, perché è il suo angolo, seno di alfa che è il suo angolo. La B invece, avendo scelto la direzione x e y così, la B ha questo angolo e quindi la componente x è il modulo di B per il coseno di beta e la componente y è il modulo di B per il seno di beta. Vabbè, si è evidente. Quindi il prodotto scalare, per quello che abbiamo appena fatto adesso, scegliendo i versori ortonormali, il prodotto scalare è molto semplice, perché è ax per bx più ay per by più az per bz. Quindi applico la formula. Questo per questo più questo per questo. Quindi ho, come vedete, avrò questo per questo, vedete che ho il modulo di A per il modulo di B. Quando farò questo per questo avrò la stessa cosa, quindi posso mettere in evidenza proprietà distributiva, in fondo sono numeri questi, i vecchi nostri numeri, track, e ho in parentesi coseno di alfa per il coseno di beta più il seno di alfa per il seno di beta. E alcuni di voi forse si ricordano, magari non con piacere, che ci sono queste formule di trigonometria un po' antipatici, no? E cos'è questo qua? Questo è il coseno di alfa meno beta. E quindi questo è proprio... quello che si voleva dimostrare, come si dice in italiano, quello che voleva si dimostrare. In inglese, io non ho studiato il latino. In latino come si direbbe? Chi ha fatto il classico qua? Quindi in matematica usano questa espressione. Poi, in effetti, questo vuol dire anche il quantum electrodynamics, ma questo è un altro paio di mani. Chi ha sentito parlare di Richard Feynman? Feynman, chi ha sentito parlare di Feynman? Feynman diceva... Era veramente un figo Feynman. Veramente un figo. Come tanti fisici della sua generazione, ahimè, è morto di cancro, e probabilmente perché era presente, era a Los Alamos quando hanno costruito la bomba atomica ed era presente all'esplosione della prima bomba atomica, quindi assieme a parecchie persone sono morti di cancro. Fermi, morto giovane di cancro, prima pila nucleare a Chicago, poi era presente a Los Alamos, anzi fu lui a stimare la potenza della bomba facendo foglietti di carta e lasciandoli cadere quando è arrivato l'onda d'urto dell'esplosione. Quindi, conoscendo la distanza e vedendo quanto questi hanno volato via, riuscì a stimare la potenza dell'esplosione. Cioè, Fermi era veramente un gigante. Feynman è uno che, assieme a Tomonaga e Schwinger, presero il premio Nobel per la elettrodinamica quantistica, che è la versione quantistica dell'elettromagnetismo che studieremo nel secondo semestre, che è la teoria più precisa che gli esseri umani hanno mai fatto. E Feynman disse: physics is like sex. La fisica è come sesso. Ci saranno anche certi aspetti pratici, ma non è il motivo per cui lo facciamo.
Questa è la battuta di fan. L'ingegnere guarda gli aspetti pratici, il fisico si diverte. Ok. Era un gigante, fai. Vento di stanchezza. Facciamo, ho fatto una cosa ai ragazzi stamattina che è servito, perché anche lì ho avuto un momento di defiance, poi ho avuto un'idea e lo faccio anche a voi, che proprio è un modo per raccontare il pronto scalare. Allora, supponiamo che voi abbiate un vettore, anzi faccio un problema di geometria, ok? Immaginate di avere un triangolo che non è un triangolo rettangolo. Questo è il lato A, questo è il lato B e questo è il lato C. E supponete che io vi do l'angolo teta, vi do il lato A, vi do il lato B, vi do l'angolo, calcolate la lunghezza del lato C. Se fosse un triangolo rettangolo era una puttanata, no? Perché se questo è A e questo è B e questo è C, dire che questo è l'angolo di 90 gradi, tutti sanno che A quadro più B quadro, C quadro. Ma questo non è un triangolo rettangolo, l'angolo tra A e B non è 90 gradi, quindi cosa si fa? Allora, facciamo una cosa del genere, trasformiamola nell'esercizio in un problema di vettori. In un problema di vettori. Questo è il vettore A, questo è il vettore B e questo è il vettore C. Quindi, per esempio, se questo è il vettore B, e questo è il vettore A, e questo è il vettore C, con frecce, io posso scrivere che A più C è uguale a B. Giusto? A più C è uguale a B. Perché io posso andare da qua a qua andando direttamente, o facendo tappa qui, andando per A e poi per C. Ecco questa formula, giusto? Posso quindi dire, siccome io voglio sapere qualcosa su questo lato, la mia incognita è C, quindi isolo C e faccio che C è uguale a cosa? Formalmente porto la A di là, cambiando di segno, quindi EB meno A. Di nuovo, questa formula si capisce guardando il disegno. C chi è? È andare da qua a qua. Quindi io posso andare da qua a qua direttamente, o posso passare per di qua andando a ritroso, meno A, e poi andando così, B. Quindi mi raccomando, questi disegni dovete capire. Perché quei disegni definiscono cos'è il più e cos'è il meno nelle operazioni dei vettori. D'accordo? A questo punto io chiedo, io voglio sapere, il problema originale è quanto è lunga questo lato del triangolo. Allora, qua mi chiedo, cos'è il modulo quadro di C? Per definizione, cos'è il modulo quadro di un vettore? È il prodotto scalare del vettore per se stesso. Giusto? È scritto davanti al vostro cesso la mattina. C'è là. È là, appeso sul bagno. Modulo quadro C è C, prodotto scalare C. Ma C cos'è? Ecco cos'è C. Svolgente questo prodotto scalare. Questo per questo. Cos'è B, prodotto scalare B? È il modulo quadro di B. Quindi questo per questo è il modulo quadrato di B. Scrivete TRAC! Poi avrete anche, ovviamente, facciamo tutto, B per questo, quindi meno 2B, ops, sto correndo troppo, questo per questo, meno B, prodotto scalare A, poi ho questo per questo, che è meno A, prodotto scalare B, e poi ho questo per questo, che è meno A per meno A, che è più A per A, e A per A cos'è? È il modulo
quadro di A. Poi ricordate che il protoscalare è commutativo. Non importa l'ordine. Il protovettore è quello che dovete stare attenti a chi è a destra e a sinistra. Il protovettore, il protoscalare no. Quindi in realtà questo è uguale a quello. Quindi il risultato lo scrivo qua su. Anzi faccio così, il modulo quadro di C è uguale a modulo quadro di A più il modulo quadro di B meno due volte A per B. Ma cos'è A per B? L'abbiamo dimostrato, eccolo qua. Bene, questo è il modulo quadro di C è uguale al modulo quadro di A più il modulo quadro di B meno due volte il modulo di A, sto cambiando notazione, modulo di A, modulo di B, che cos'è? E ho risolto il problema di geometria, perché il problema di geometria è quindi che C quadro è uguale a A quadro, B quadro, meno 2, B, crack! Carino, no? Un altro esempio, per i meccanici e anche per gli elettrici. Questo è un corpo materiale, soggetto a due forze. Una forza tira di qua, un'altra forza tira di là. Questa è la forza 1, questa è la forza 2. Impareremo cos'è una forza e impareremo anche che la forza complessiva sulla particella è la somma vettoriale delle due forze, come forse avete già sentito alla terza elementare. Quindi forse questa è troppo lunga perché non mi sta nella lavagna. Quindi questa qua, con una certa precisione o imprecisione, è la somma di F2 più F1, cioè questo è uguale a F1 più F2, che vedete qua vado per F1 e poi F2, oppure la stessa cosa perché la somma vettoriale è commutativo, posso andare così e poi così, no? Quello è il vettore chiamato risultante. È la forza risultante, la forza netta, la forza totale, chiamatela come vi pare. Nel mio corso non sono così fiscale sui nomi, il concetto è quello che conta. La forza risultante è la somma vettoriale delle forze. Qual è il modulo della forza risultante? Quindi la domanda è, se io vi do l'angolo tra le forze, vi do l'angolo tra la forza 1 e la forza 2, vi do il modulo della forza 1 e la forza 2, qual è il modulo della forza risultante? Come si fa? Stessa idea, no? Cancello questa parte, che tanto... Anzi, lo risuscito un pochettino come tratteggio. Questo è l'angolo, quindi dov'è l'angolo? Eccolo qua. Lo vedete? Questo angolo qua è questo qui. Quindi ecco il problema di geometria per la maturità, l'esame di maturità. Questo è un triangolo. Questo è A, questo è B, questo è C e io vi do questo angolo qua. Qual è la lunghezza di C se io vi do lunghezza A, lunghezza di B e vi do l'angolo? È questa. È la stessa matematica, ma io lo risolverò con i vettori, no? Quindi qual è il modulo di F? Definizione. Prodotto scalare di F per se stesso. Adesso cambierò qualcun altro. Magari mi voglio la signorina.
Questa è la formula da interiorizzare. Quindi F cos'è? F è F1 più F2. Questo per questo è il modulo quadro di F1. Questo per questo è il modulo quadro di F2. Poi ho due volte il termine misto. E quindi la mia risposta finale, almeno nel contesto di fisica, è questo qui. E vedete che il modulo quadro della forza risultante si calcola immediatamente, senza problemi. E il problema di geometria è che appunto C quadro è uguale a A quadro più B quadro più due volte AB coseno dell'angolo. Voi avete visto queste formule o no nelle scuole? Chi ha fatto le scientifico in teoria le ha viste? Che anche gli istituti tecnici in teoria, vedete che con i vettori e i prodotti scalari sono puttanate. Io non vengo con l'estrema facilità, è vero o no? Guardate, questa è una domanda fondamentale, no, di fisica. Io, uno mi tira di là, c'è un certo numero di Newton di là, un altro mi tira di là, qual è la forza risultante? Il problema di un meccanico di lavoro quotidiano. Va bene, qualche altra considerazione? Anzi, vi sfido. Vi sfido, e quanti di voi lo sapranno fare a un orale, io non lo intendo fare, vi sfido, sappiate che potrei chiederlo a qualcuno, di giustificare, partendo da cosa fanno i versori, di giustificare che il modulo del prodotto vettore è il modulo di A per il modulo di B per il seno dell'angolo. Provate a dimostrarlo usando le proprietà dei versori che abbiamo fatto poco fa sulla lavagna, cioè Ux prodotto Uy uguale Z, che Uy Ux uguale meno Z, che Ux per Ux uguale vettore nullo. Usate quelle là per giustificare questo fatto, cioè prendete due vettori storti, individuano un piano e li disegnate sulla lavagna, sul foglio di carta. Fate come ho fatto poco fa con il prodotto scalare. Cercate di giustificare questa frode, da dove salta fuori? Va bene? Qualche commento su questa formula che mi può aiutare alla dimostrazione, ve la chiederò all'orale, eh? Quindi pensateci. Voglio ragionare un po' su come funziona questa formula. Immaginate che questo sia il vettore D e questo è il vettore A. Sono due vettori storti, individuano un piano, eccoli là. C'è un certo angolo tra di loro. Angolo teta. Quindi il modulo del vettore C, il prodotto di questi due, è questa grandezza qua. Allora guardate questa grandezza qua e provate a pensare, adesso io disegnerò, spero, un parallelogramma, si dice parallelogramma o parallelogrammo? È pazzesco, è uguale o è uno dei due sbagliato? È decente? Shhh. Ok. Shhh. Chiamiamo il
il modulo di A, la lunghezza, lunghezza, tra virgolette, perché se è un vettore spostamento è lunghezza, se è una velocità è un modulo. Chiamate questo il modulo di A e questo è il modulo di B. Se io vi chiedo, guardate quel parallelogramma, grammo, A slash O, 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 e io vi chiedo qual è l'area, qual è l'area del parallelogramma? Sì. È quello. Allora attenzione, guardate. Adesso vi bagno l'estremità, voglio fare un compasso. E voglio aprire il compasso proprio al modulo di A. Ok? Ok? Supponete che la A sia qua. Qual è il parallelogrammo o gramma individuato da A se fosse 90 gradi? Sarebbe un rettangolo. Se la A fosse qui, stesso modulo, ma con un'inclinazione diversa, il parallelogramma, questo B è nel posto sbagliato, mi ostacola, sarebbe una cosa del genere. Quindi cosa succede con l'angolo? Se l'angolo è zero, il parallelogramma collassa e non ha area. Se invece l'angolo è di 90 gradi, il parallelogramma diventa un rettangolo e ha l'area massima. Qualsiasi angolo intermedio tra 0 e pi greco mezzo 90 gradi avrà un'area più piccola di quando è a 90 gradi, fino addirittura a sparire quando l'angolo è 0. Dovete capire questo disegno. Lo vedete? Sto tenendo B uguale e anche la lunghezza di A, solo che sto inclinandolo e vado a individuare aree che possono collassare a 0 quando l'angolo è 0, crescere più apro l'angolo e arriva a un valore massimo quando è 90 gradi. Se supera i 90 gradi, cosa succede all'area? Diminuisce di nuovo. Se arrivo di qua, spero che devo fare le cose per bene, non era proprio che hai fatto bene il disegno, ma spero che capiate il senso, almeno dai miei gesti. Se metto il vettore A di qua, il parallelogramma adesso è questa qua. Ok? Quindi quando il vettore A è parallelo, l'area del parallelogramma è 0. Quando lo apro l'angolo, l'area del parallelogramma cresce, ha un massimo quando è a 90 gradi e comincia di nuovo a decrescere quando l'angolo supera 90 gradi, per tornare a 0, collassa la figura quando è all'angolo pi greco. D'accordo? Quindi questo vi deve aiutare a tenere a mente che il protovettore guarda quanto sono storti i vettori. Qual è la massima come si direbbe in italiano? Quando è che sono storti al massimo? Quando sono a 90 gradi. Qualsiasi angolo intermedio non sono storti al massimo, quindi sono storti, ma non quanto potrebbero essere. D'accordo? Tenete a mente questo. Però io vi chiedo, vi esorto di pensare a come fareste a giustificare questa formula. Pensateci, pensateci molto. Ah, il prodotto vettore dove salta fuori? Beh, voi meccanici, salta fuori nella aprire una porta, momento torcente. Dove mi conviene spingere per avere la massima accelerazione angolare alla porta? Mi conviene spingere qui o qui? Qui ci riesco, ma devo spingere qua, è già il più facile e più leva. Altra cosa, mi conviene spingere in questa direzione? No.
per riuscire devo avere, devo spingere con la forza che abbia una componente perpendicolare, perché se io spingo così un po' di forza è di là, quella che è di qua è sprecata. Quindi se io voglio aprirla forte, mi conviene mettermi alla massima distanza e mi conviene spingere a 90 gradi, perché se spingo a un angolo sto sprecando forza. Giusto? Quindi, aprire la porta, momento torcente. Il momento torcente è un prodotto vettore. Indicherò il momento torcente con la lettera tau e sarà il prodotto vettore tra un vettore posizione e il vettore forza. Quindi questo rappresenta il vettore posizione che mi individua a partire dall'origine, che sarà la cerniera, mi individua. Ho fatto, credo di aver fatto già questo disegno l'altro giorno, no? Vi ricordate la forza? Se io applico la forza qui, questo è la rotazione avviene attorno a questo asse, l'asse che è il mio avambraccio. Guardate questo punto. Da qua, qual è il punto di applicazione della forza? È qui. Quindi questo rappresenta il punto di applicazione della forza, e la forza è qui. Il prodotto vettoriale tra R e F, quindi R è il vettore che individua il punto di applicazione rispetto al punto attorno al quale avviene la rotazione, e questa è la forza, questo è un momento torcente. Che dimensioni ha? Questa è la prima domanda che vi farò. Che dimensioni ha? È una massa per una lunghezza al quadrato diviso un tempo. Nel sistema dove si, anzi, invece di usare sempre nel sistema dove si misura la massa in chilogrammi, metri, secondi, tempo in secondi, metri, lunghezza in metri, tempo in secondi, si chiama il sistema internazionale, ok? È indicato con SI, sistema internazionale, quindi accorcio le parole. Nel sistema internazionale, in cosa si misura un momento torcente? Si misura in chilogrammi, metri quadri, secondi al meno 2. Ok? Però il momento torcente è un vettore, quindi oltre ad avere un modulo ha una direzione. E qual è la direzione di tau? Guardate il disegno. Ovviamente questa forza qua potete benissimo spostarlo qui, quindi questo è lo stesso disegno, non fatevi ingannare, eh? Quindi qual è la direzione di tau? Ah, te l'ho già chiesto a te. Signorina, quindi qual è la direzione di tau? Guardi, qual è il piano? Qual è il piano individuato da R e F? Sono storti, no? Qual è il piano? Piano matematico. E la lavagna. Risposta giusta. Allora, tau, che direzione ha? Non parlo ancora di verso. Che direzione ha? Signorino? È perpendicolare alla lavagna. Ma adesso il verso sta entrando nella lavagna o sta uscendo dalla lavagna? Lei non è macina? Vedo che tiene la penna e corretta, quindi è avvantaggiata. Qual è la direzione di tau? Esce o entra? Vogliamo usare l'approccio stitico, tedesco, teutonico o quello giamaicano? Giamaicano. Esce la porta vuota così, no? La porta vuota così, no? Thank you.
Un altro esempio, sia per i meccanici che per gli elettrici, impareremo che ci sono onde elettromagnetiche con cui voi guardate la televisione, ascoltate la radio, usufruite di wireless, no? E impareremo, per esempio, che in un certo punto dello spazio, quando un'onda elettromagnetica sta propagando, ci potrebbe essere in questo punto dello spazio, in un certo istante, potrei avere che il campo elettrico è verso l'alto e il campo magnetico è per di qua. Il campo elettrico lo indicherò con la lettera E e il campo magnetico con la lettera B. Anzi, facciamo una cosa così, farò dei fotogrammi. Questo è un fotogramma, questo è un fotogramma, il tempo sta scorrendo così, questo è un fotogramma, questo è un fotogramma, mi sono stufato. Questo è lo stesso punto visto in istanti diversi. Anzi, ne faccio un altro qua su perché vorrei poter rappresentare alcune situazioni. Immaginate che in questo istante il campo elettrico è verso l'alto e il campo magnetico è per di qua. Okay? Diciamo in rosso il campo elettrico e in blu il campo magnetico. Nel mio corso indicherò il campo magnetico con la lettera B. Forse alcuni di voi l'hanno visto con la lettera H. E il campo magnetico è un'altra cosa. Invece, questo è. Sono fisico io. E i fisici usano E e B. In questo istante, un istante successivo, immaginate che il campo elettrico è diminuito e il campo magnetico è così. Poi, in questo istante, il campo elettrico è nullo e il campo magnetico è nullo. Poi, in questo istante, il campo elettrico è così e il campo magnetico è così. E poi, in questo istante, il campo elettrico è così e il campo magnetico è così. E poi, per istanti successivi, cosa succederà? In un istante qua giù, il campo elettrico diminuirà, sarà sempre verso il basso ma sarà più corto, e il campo magnetico sarà sempre a sinistra ma sarà più corto. Poi un fotogramma sotto dove il campo elettrico e il campo magnetico sono entrambi nulli, e poi un istante ancora più giù dove rassomiglia a questo, e uno ancora più giù dove rassomiglierà a questo, e poi più giù tornerà a rassomigliare a questo, e poi a questo, e poi a questo. Il campo elettrico sta oscillando così, diminuisce, poi va così, poi sale, cioè è sempre verso il basso ma diminuisce, arriva a zero, poi va così, poi scende, è zero, così. Ok? Forse avete visto queste cose. La domanda è, ovviamente io vi devo dare lo strumento e ve lo sto per dare, anzi ve lo dico subito, e vi chiedo di leggerlo, se questo è il campo, se... il prodotto vettore tra E e B vi darà la direzione di propagazione dell'onda. La direzione di propagazione. E il vettore che descrive la direzione di propagazione, nel mio corso lo indicherò con una K. Quindi, a parte un fattore moltiplicativo, c'è una... Vabbè, lo scrivo così. Vedete che il fattore moltiplicativo sia 1. Tanto per semplificare, io dico che K descrive la direzione di propagazione dell'onda. Ecco, vi chiedo, quest'onda va verso di voi o va nella lavagna? Ok? Il prodotto vettore è estremamente importante per un meccanico, per rompere il collo a qualcuno, per le onde elettromagnetiche, per i momenti della quantità di moto. Cosa sta succedendo? E B entra, quindi l'onda sta andando in questa direzione. Quindi a questo punto il campo elettrico sta andando su e il campo magnetico sta andando così. Quindi
su di me, si allontana da voi. Chiaro? Ok, credo che possa bastare. Ci vediamo.